Spiaggia verso la riapertura, 10 metri quadrati per ciascun ombrellone, mascherina obbligatoria se ci si sposta nell'arenile e attrezzature sanificate. Niente assembramenti e partite a beach volley. Gli operatori del settore sono all'opera per accogliere i bagnanti. Le spiagge però questa mattina erano ancora deserte. Nessun ombrellone, nessun lettino, solo ruspe e operai al lavoro. D'altronde, fino a pochi giorni fa erano ancora incerte le regole da rispettare. Le richieste invece non si sono fatte attendere. I telefoni che non smettono di squillare e i clienti, soprattutto quelli storici, che vogliono assicurarsi il solito posto. Stessa spiaggia, stesso mare. Stessa spiaggia, stesso mare, cantava Piero Focaccia nel lontano 63. E le abitudini, ancora oggi, sono le stesse. È venuto qua per prenotare l'ombrellone? Sì, sì, cliente fisso. Da quanti anni, signora? È dal 1960. Negli anni, come avete visto l'aumento di prezzi, l'andamento di prezzi? Buoni, sempre buoni, sì sì. Comunque, signora, non vedete l'ora di tornare? Esatto, senz'altro, guardi. Vede, anche oggi siamo venuti giù per ammirare il mare. Torna ancora. Quest'anno, se da una parte c'è chi non bada a spese pur di ottenere la conferma dell'ombrellone, dall'altra c'è chi è preoccupato per l'aumento di prezzi, ma anche per la richiesta da parte di qualche gestore di saldare il conto entro l'inizio della stagione estiva. Tante, infatti, sono le segnalazioni arrivate nel corso della diretta lunedì sera con il sindaco di Fano, Massimo Seri. Ma in linea generale i prezzi non verranno aumentati. Poi è logico che ogni azienda andrà a valutare, andrà a farsi la propria analisi all'interno della propria azienda e vedrà se andare a ritoccare un X per cento dove potrà essere un 2, un 3 o un 5. Stesso discorso per il pagamento anticipato, giusto? Ma il pagamento anticipato è lo stesso, non è una cosa generale per tutti noi, ma è una scelta aziendale che ha fatto qualche azienda, che può essere anche capibile perché comunque sia noi siamo un'azienda come tante altre, quindi bisogna che facciamo l'analisi dei costi, l'analisi di tutte le spese. Un conto è avere un'azienda da 2 dipendenti, un conto è avere un'azienda da sostenere da 30 dipendenti. L'associazione degli albergatori invece solleva la questione degli ombrelloni che fino allo scorso anno ogni spiaggia riservava ai turisti che alloggiavano negli hotel fanesi. La prossima estate sarà ancora così, vista la stretta su distanze e spazi a disposizione? Io penso che come altri anni non ci siano questo tipo di problemi. Perlomeno non ne ho sentito tra i miei colleghi. Penso che tranquillamente si possa andare a discutere con i vari stabilimenti con i quali si servivano prima e sono certo che una soluzione si trova. Discordanti invece sono i pareri dei gestori di spiagge sui costi stagionali. I prezzi verranno aumentati? Un pochino sì, considerando la situazione, la richiesta che c'è, si parla di 50 euro su uno stagionale, diciamo non mi sembra eccessivo, considerato di spalmare questa spesa su 3 mesi. L'intera cifra o un acconto? No, di solito pagano quasi tutto, insomma. Comunque porrò comunque un limite per chi non paga inizio stagione, che è un acconto subito per la conferma, perché sinceramente si è creata un po' di confusione. La gente ha paura, quindi chiamano 10 volte per lo stesso ombrellone, alla fine si fa confusione e quindi pur di evitare di sbagliare così magari un acconto per confermare proprio l'ombrellone e poi il saldo entro il 15 luglio, ma non andrei più là. Invece per i turisti riserverete qualche ombrellone? Sì, mi sono confrontata con l'Hotel Continental che è qui alle mie spalle e sinceramente io sono contenta di dare un servizio. Lo faccio anche perché mi piace che se uno viene in vacanza a Fano comunque poi trova l'ombrellone e che possa parlare bene della città. Silvia, anche voi avete già avuto tante richieste, giusto? Tante, tantissime. E quindi io li ringrazio perché, ecco, grazie a loro lavoriamo. Io ho deciso di non aumentare i prezzi per quest'anno, di mantenere fisse le tariffe senza alcun tipo di sconto, e però ho preso questa decisione perché penso che in un momento di difficoltà per molti non sia giusto aumentare, ecco, tutto qua. E volevo insomma privilegiare i miei clienti storici perché veramente il nostro stabilimento ha clienti anche da 50-60 anni. Pagamenti anticipati? Pagamenti entro metà stagione. Sul mare con Patrino.